Ghizzanti, troppa autostima o poca autostima? Troppa, assolutamente. Io trovo che questo è un paese, come dicono gli anglosassoni, overrated, che presume troppo rispetto a quello che è. È un paese che ha un enorme, gigantesco passato, e lì possiamo metterci a fare come faceva Pascarella, che diceva qui Dante, Machiavelli, le statue. E poi però il paese reale, noi italiani, siamo a un livello bassissimo, bassissimo, ma con un orgoglio calcistico per il nostro, la dieta mediterranea, che è una cosa letale per chiunque non abbia un metabolismo perfetto, perché è fatta fondamentalmente di pane, pasta e di cose che è stata in parte vietata in Inghilterra, ci sono delle... Sì, ma perché è una cosa per obesi, insomma, fondamentalmente. Poi ci sono le nicchie. Ma nel complesso io trovo che noi italiani, mai dire gli italiani come se noi, anch'io non fossi italiano, però io ho vissuto un pochino negli Stati Uniti, giro un po', i miei figli fanno la scuola pubblica francese a Roma e ho un orecchio lì sulla Francia e trovo per esempio che la Francia è un paese ai miei occhi, io conosco bene gli USA, ma... La Francia la trovo quasi perfetta, adotterei tutto, il semipresidenzialismo, la legge elettorale francese, l'ENA, tutto quello che fa la base di un popolo. Noi siamo un popolo, io l'ho detto 100 volte e ci sono degli amici che mi prendono in giro, perché dico l'autobiografia genetica dell'Italia sta scritta in 3 libri, nel Pinocchio di Collodi, nel romanzo dei Promessi Sposi di Manzoni e in quel bellissimo saggio di Leopardi, che è il discorso sul carattere degli italiani, roba di 200 anni fa. No? Ma però la diagnosi era perfetta. Ma c'è tutto, c'è assolutamente tutto. E io devo dire, colgo l'occasione, per esempio, per dire che La grande bellezza, il film, mi ha inquietato. Certamente è un film importante di cui si parla, è solo il fatto che se ne parli e che sia controverso. Tra l'altro è piaciuto fatto. Molto di più all'estero che non in Italia, ma non lo so, c'è la grande perplessità, so questo, e c'è anche questo. Interrompo. Sì, prego. Mussolini diceva il pittoresco ci ha sempre fregati. Sì, e la grande bellezza rientra in quella categoria del nostro finto pittoresco. Non siamo così in realtà. Mussolini, a un giornalista americano, disse una cosa terrificante. Quello disse: ma perché le ha creato il fascismo? E Mussolini spudoratamente disse: io? Il fascismo l'hanno creato gli italiani, io gliel'ho messo in divisa, gli ho fatto. Ma è la loro natura. Se fossi stato inglese sarei stato un più. Naturalmente mentiva. Era una cosa assolutamente... Però c'è quel tanto... Io trovo che noi italiani siamo fortemente arroganti, presuntuosi. La nostra scuola tutta è una catastrofe. Una catastrofe a tutti i livelli. Le elementari, catastrofe. Quindi, troppa autostima. Ma no, siamo convinti di avere, di essere molto, ma molto Roma, meglio di quello capitale, che siamo. Roma, la capitale, dove io sono nato, e di cui questo film, che ha una splendida fotografia, tra l'altro io sono grato come... per il fatto che è filmato in maniera veramente straordinaria, ma Roma basta girarla con in macchina o a piedi per cadere subito in ogni buca. Per, a San Lorenzo sono andato a trovare il quartiere dove vive mia figlia Sabina, che è un quartiere post-industriale. Sono preoccupata, Guzzanti, che arrivi il momento foto, no? No, il momento, no, il momento fotografia foto. Anche, Sabina, la foto, no? No, no, per carità, non pensavo assolutamente a questo. Scherzavo. Ma è in pieno degrado, cioè il degrado sembra essere, non so, in India non ci sono stato, ma si deve sempre dire, sembra di essere in India. Allora, l'India il famoso detto che il pesce puzza dalla testa, direi che... Roma, città che io amo e odio, perché qui sono nato, cresciuto e vissuto, è l'emblema poi di tutto il paese, insomma. E questo film è, secondo me, dico la cattiveria che ho subito pensato, è un film sui napoletani di Roma, sui napoletani a Roma. Un gruppo di napoletani che vedono una specie di bunga bunga sulle teglie. Io non ho mai trovato questi trenini, queste cose. Lo trovo assolutamente... che è il controaltare, come dire, il controcanto, il controcoro delle buche, della devastazione, del fatto che Roma è una città... Insomma, a Roma vengono meno, mi pare, di 2 milioni di turisti l'anno. A Berlino, che è una città ricostruita dopo la guerra, 5. A Dubai, 8 milioni di turisti l'anno. Roma non è fatta per accogliere i turisti. C'ha le sue colonne buttate...
per terra fra le ortiche, guai se le tiri su, perché tutte le belle arti se no insorgono dicendo che non si tocca il tocco dei terremoti, e quindi è una città che degrada e degrada sempre più, trovo, insieme al paese. Sergio Rizzo, il tema quindi non è nemmeno l'autostima, il tema è che siamo ad un livello tale per cui nemmeno parlare di autostima si può? Allora, cioè, la cattiveria con cui noi, cioè, Paolo mi ha rubato, diciamo, tutto quello che volevo dire, perché no, nel senso che, c'è una coincidenza perfetta tra quello che penso io e quello che dice lui, e ha individuato secondo me uno dei punti, no? Cioè il turismo è proprio chiaramente la spia della nostra reputazione. Tutti sanno che Roma è la città più bella del mondo, no? Però ne vengono soltanto un quarto che non a Berlino, un terzo che non a Parigi, un ottavo che non a Dubai. Perché? Perché noi abbiamo una reputazione pessima, diciamo la verità. Io ho visto le statistiche del turismo internazionale, no? Allora, noi abbiamo incassato nel 2009 in Italia, tutta Italia, 25 miliardi di euro. La Francia 87, 60 miliardi di euro in più rispetto all'Italia. Se noi incassassimo 60 miliardi in più di turismo, noi saremmo a posto. No, sono 4 punti di PIL, non avremmo praticamente la crisi. E noi però di questa cosa non ce ne curiamo. Perché non ce ne curiamo? Perché abbiamo un'eccessiva autostima di noi stessi. Cioè noi abbiamo talmente tanta roba che non ce ne frega niente, no? Di valorizzarla. Guardate come è ridotta la Reggia di Caserta. Datevi a fare un giretto. Uno dei posti che sono più incredibili del mondo. Fatto da un architetto come Vanvitelli. Cioè, parliamo di cose che gli altri paesi se le sognano. Noi li consideriamo un peso, un problema.